fermo lì, fermo. Signora, avanti! Signora! Ok. Anche questo è iniziato con... È vero finalmente che la città aperta, è vero finalmente può guardare con più serenità per il proprio futuro da qui in avanti. Ringrazio la signora di darmi questa opportunità di farlo io personalmente oggi. Sono molto lieto di essere qui oggi. Voglio ringraziare il comune di Alghero per l'invito e l'ospitalità. Il gesto che si compie oggi è di grande valore storico e simbolico, un elemento fondamentale nella identità e nella tradizione del popolo ebraico è la memoria storica. La memoria storica ha permesso al popolo di Israele, sin dai tempi dei patriarchi, di restare fedele a se stesso e di sopravvivere fino a oggi come popolo, nonostante le infinite prove e tragedie subite nei secoli. Signor Sindaco, signor Ambasciatore di Israele, mio caro amico Naomi Ron, cari amiche e cari amici, potete immaginare quanto sia emozionante per Amira e per me questa nostra visita qui ad Alghero. Tutto è iniziato qui alcuni secoli fa, nei primi secoli dell'era volgare, quando i primi ebrei sono arrivati in Sardegna. C'è stata una epoca in cui c'erano in Sardegna circa 10.000 ebrei, di cui circa 800 ad Alghero. Alla metà del XIV secolo, l'ebraismo di Alghero ha conosciuto un periodo di particolare prosperità ed era molto inserita nella vita della città. Una delle principali famiglie di ebrei in città era quella di Carcassona, ma nel 1492, con le idee di lo spagnolo, tutti gli ebrei furono espulsi della Sardegna. Chiedo ancora a Gideon e a Mira di stare fianco a loro. Fianco a una delle tante medica di titolazione della Piazza della Giovania, perché è una targa che è stata così donata tra i dei coniugi di me come pensiero. Io vorrò leggere sia in italiano che in inglese. La Piazza della Giovania, Plaza della Giovania, poi in ebraico mi dovete aiutare voi dopo. È la città della Ghe, situata sulla riva del mare, quindi la comunità ebraica ungherese, dalla conquista catalana del 1354 fino all'espulsione del 1492.
Questa piazza, intitolata l'antica gioieria, tenga viva la memoria della Liama, che qui disse il suo messaggio di pace e fraterna convivenza fra i popoli. Il comune del Nero, l'ambasciata di Israele in Italia. Da Nero, 22 settembre 2013. Professor Giovanni Maciocco è uno degli artefici di questo progetto che oggi vede la realizzazione. È un momento emozionante anche per lei? Beh sì, è stato un progetto difficile in un complesso di altissimo valore per la città di Alghero, ma credo che l'aspetto più importante sia stata la restituzione di questo spazio alla città. Io spero che gli algheresi se lo possano godere e possano apprezzare questo contatto diretto con un edificio che è una parte molto importante della storia di questa città. Nella rimersione di questa parte di storia un ruolo fondamentale l'ha avuta l'archeologia, ne parliamo con il professore Marco Milanese. Sì, Alghero è ad oggi l'unica città italiana dove è stato sviluppato uno specifico progetto di archeologia della città ebraica. Alghero è stata sede di una importantissima comunità ebraica medievale, la seconda della Sardegna dopo Cagliari, e nei luoghi della storia, di questa storia degli ebrei, si sono svolti i lavori di trasformazione urbanistica della città che hanno dato la possibilità di portare alla luce numerose case degli ebrei, un pozzo, una strada, un tessuto urbanistico vero e proprio che poi è stato per in vari tempi e modalità completamente obliterato dalla costruzione del monastero di Santa Chiara, delle Isabelline e poi dell'ospedale civile. E come sono fusi con il mondo algherese, con la popolazione del tempo? E si può pensare a un modello di assenza di segregazione, ovvero gli ebrei avevano una loro zona privilegiata per motivi di carattere religioso, ma anche per motivi di carattere commerciale, economico, in diretto contatto con il porto, ma molti ebrei abitavano anche al di fuori di questa penisola sul porto di Alghero, che è la zona della giuaria del quartiere ebraico, ma abitavano anche nella città abitata dai cattolici, e quindi possiamo pensare che le relazioni, magari non nell'ultimo periodo in cui si sono inaspriti le leggi razziali sino all'espulsione del 1492, ma nella storia dal 1350 al 1492 per lo più ci sia stata una buona convivenza tra le due comunità. L'ambasciatore di Israele in Italia, Naor Gilon, per questa giornata molto importante per Alghero ma anche per il suo popolo, che ritrova delle tracce importanti della sua storia anche in Sardegna. Sì, è molto bello questa iniziativa che hanno fatto insieme il mio predecessore qui, ambasciatore Meir, e il sindaco e autorità locale, per ricordare la storia degli ebrei qui in Alghero ma anche in Sardegna. C'era una storia, bella storia, che adesso non ci sono tanti ebrei qui. Io in ebraico si dice che è importante per il popolo ricordare il suo passato per andare via, per andare avanti. So, per questo è una bellissima iniziativa. L'archeologo che ha studiato e ha diretto i lavori di molte scoperte qua ad Alghero parlava di due comunità che si sono integrate molto bene. Ecco, questo potrà essere una strada da percorrere anche in futuro, sia dal punto di vista economico che turistico. Sì, le relazioni tra Italia e Israele, tra Sardegna e Israele, sono eccellenti, già eccellenti, ma spero che questo aiuta anche di più. Gli ultimi anni c'è, durante l'estate, un volo diretto tra Sardegna e Israele. Questo ha aiutato i numeri dei turistici israeliani che arrivano qui. Speriamo che anche persone di Sardegna visitano in Israele, perché la terra è molto simile, il cibo è molto simile, anche il clima è molto simile.
Lo facciamo già molto, soprattutto col turismo religioso. Sì, anche turismo religioso, ma anche c'è un paese molto moderno in Israele, c'è un, in tutte e due è possibile vedere il passato e anche il futuro. C'è qualcosa che l'ha colpita di più in questa visita, nel ripercorrere appunto la storia di cui parlavamo? È il mio seconda volta qui in Sardegna, ma prima volta qui in Alghero. È bellissima città, è molto bella, è per turistici, per tutti. So, io credo che c'è molto interesse di storia, ma anche qualità di vivere qui è molto alto, il cibo e tutto è bello qui. La riapertura della Porta a Mare, che è stata chiusa per diversi secoli ed è un segnale di apertura, di ripartenza proprio per la città. È un modo per tutti quanti noi, per tutti coloro i quali hanno pensato, progettato e poi portato a compimento questo progetto, è un modo appunto per far ripartire la città. L'abbiamo voluto fare proprio in concomitanza con il titolazione della piazza alla Giovaria, cioè alla presenza ebraica nella nostra città, che è stata qui per quasi tre secoli. È stato veramente un impegno molto, molto importante che ci dà modo di anche ricordare ciò che Alghero è stata e ciò che poter affermare ciò che Alghero può essere. Ricordiamo appunto la presenza ebraica con l'ambasciatore israeliano a Roma e anche con chi è stato ambasciatore israeliano a Roma fino a poco tempo fa, con l'idea proprio di ricordare che questa è stata la casa anche del popolo ebraico e torna a essere la loro casa. Quindi non solo qui come ospiti chiaramente graditi, ma proprio anche come algheresi che ritornano nella loro città. Il rapporto tra questi due popoli può andare avanti anche sulla base di un contatto turistico ed economico, e come? Beh, noi abbiamo consentito con una missione che è stata fatta appunto a fine aprile a diverse strutture del Consorzio della Riviera del Corallo di potersi proporre e già in quell'occasione, proprio nello svolgimento di quei lavori, alcuni operatori turistici avevano fatto una richiesta, anzi una vera e propria prenotazione per alcuni alberghi in città, chiedendo proprio una sistemazione all'interno della città per poter meglio visitare, per poter meglio e godere appunto delle bellezze di Alghero, e stiamo parlando di circa 300 persone, quindi già quella nostra presenza lì ha significato un ritorno economico immediato e diretto per i nostri imprenditori. Questo significa che si inizia molto bene, che potremo proseguire ampliando non solo le opportunità per le strutture ricettive, ma in generale per la nostra città. Ricordo che per le celebrazioni della Giovaria sono stati coinvolti 12 ristoranti che hanno accettato di proporre nel corso di questa settimana dei piatti della tradizione ebraica. E questo è un periodo in cui sono presenti in città diverse persone di origine ebraica che sono rimaste favorevolmente sorprese ed impressionate per questa offerta che oggi in questa settimana la nostra città sta proponendo. E ciò che noi stiamo puntando anche è quello di poter attrarre degli investimenti che sono magari legati allo sviluppo dell'industria agricola, ma anche allo sviluppo delle infrastrutture, per cui è un nuovo concetto quello di appunto non solo presentarsi per un unico settore economico, in questo caso quello turistico, ma cercare anche con l'aiuto degli amici israeliani, ma anche dell'importante lavoro che ha svolto l'ambasciatore italiano in Israele, il dottor Tallo, di poter avere anche dei riscontri nell'ambito di altri settori economici.